In occasione del Santo Natale abbiamo realizzato un'intervista al capitano dei carabinieri della compagnia di Agropoli, Fabio Lagarello, per tracciare il bilancio dell'attività dei militari sul comprensorio di competenza. Inoltre il capitano Garello ha voluto inviare i suoi auguri di Natale a tutti i telespettatori di Cilento Channel. Siamo in collegamento con il capitano della compagnia carabinieri di Agropoli, Fabiola Garello, per tracciare un po' il bilancio della loro attività. Siamo quasi a chiusura d'anno di questo anno 2020, un anno molto molto particolare, impegnativo direi. Capitano, ben trovata innanzitutto, e poi tracciamo un bilancio delle vostre attività sul comprensorio, insomma, di vostra competenza. Grazie, grazie dell'invito, vi saluto sempre con molto piacere. Il bilancio è assolutamente positivo, è stato un anno molto complicato, così come avete giustamente preannunciato, però devo dire che a circa un anno dall'entrata in vigore della normativa sul codice rosso, quella che riguarda il maltrattamento in famiglia, proprio su questo tema abbiamo avuto delle risposte veramente eccezionali. Sono stati in grado di affrontare tantissime situazioni molto particolari e di dare una giusta risposta proprio a queste situazioni che hanno una gravità sociale veramente importante. Questo coincide con il ventennale dell'ingresso delle donne nelle forze armate, proprio quest'anno lo festeggiamo, e quindi è motivo veramente di orgoglio poter essere utili in un settore così delicato da parte nostra. Capitano, quali le problematiche che avete riscontrato maggiormente? Ecco, mi riferisco alla città di Agropoli, ma anche al comprensorio di competenza. Nell'arco dell'anno abbiamo affrontato veramente di tutto, quindi diciamo che scegliere un argomento piuttosto che un altro diventerebbe quasi screditante, però devo dire che abbiamo avuto una bellissima collaborazione da parte della cittadinanza, da parte di tutti, le forze sono state impiegate in maniera veramente massiccia su tutto il territorio, abbiamo cercato di dare la copertura massima H24 su tutto il territorio per cercare di avere proprio un controllo efficace e soprattutto una tutela dei cittadini dal punto di vista dell'ordine e della sicurezza pubblica che fosse all'altezza delle aspettative. Ecco, spesso leggiamo sui social, insomma, segnalazioni di furti e tantissime altre situazioni non piacevoli, però quanto è importante da parte dei cittadini non limitarsi soltanto a scrivere sui social, ma venire presso la caserma dei carabinieri per denunciare insomma, furti, ma anche tanto altro? È veramente fondamentale. Non possiamo partire se non viene qualcuno in caserma a descriverci come sono andate le cose, a cercare di darci qualche elemento. Purtroppo i social sono una fonte inesauribile di informazioni sotto tanti punti di vista, ma per noi non bastano, possono essere uno spunto, ma sicuramente non equivalgono al cittadino che viene in caserma e che ci racconta per bene come sono andate le cose. Quindi sotto questo punto di vista noi siamo sempre aperti e aspettiamo qualsiasi tipo di segnalazione veramente con la massima disponibilità. Possiamo ricordare un numero al quale chiamare per insomma qualsiasi segnalazione o eventualmente capire come bisogna muoversi in questi casi? Il numero di riferimento è sempre il 112, 112 risponde alla centrale operativa H24 senza problemi. Per chi vuole venire di persona abbiamo le varie caserme dislocate sul territorio, abbiamo 12 stazioni su tutto il territorio della compagnia, che sono sicuramente un numero importante, la sede della compagnia che è in Agropoli, a via Francesco Angrisani numero 6, e c'è anche l'applicazione ovviamente dal sito www.carabinieri.it, quindi gli strumenti sicuramente non mancano. Dal 24 al 26 dicembre l'Italia è zona rossa. Questo per insomma limitare, visto che siamo ancora in emergenza sanitaria, il contagio da Covid-19. Come vi state organizzando per monitorare il territorio di vostra competenza, capitano? Ci saranno sicuramente dei servizi H24 su tutto il territorio per cercare di controllare e soprattutto di indirizzare i cittadini verso quella che è la normativa in vigore. Ricordiamo che in questi giorni particolari in cui tutta l'Italia diventerà zona rossa sono consentiti gli spostamenti
in ogni luogo per motivi di lavoro, di salute e di necessità e per fare rientro alla propria residenza o domicilio. Diversamente ci si può muovere una volta al giorno, sempre nell'arco consentito dalle 05 alle 22, anche per fare visita ai parenti o agli amici nell'ambito della stessa regione. Lo spostamento può avvenire nel limite di due persone accompagnate da minori infraquattordicenni o persone disabili o che siano non autosufficienti. Quindi, per fare un esempio pratico, perché c'è un po' di confusione anche in questo senso, i cittadini di Agropoli, perché si parlava, di potersi spostare al di sotto dei 5.000 abitanti, i cittadini di Agropoli, come si dovranno comportare in questo senso? E valgono le regole che abbiamo detto finora. E la differenziazione giustissima che cui accennava dei 5.000 abitanti riguarda però quei comuni in cui per l'appunto è consentito lo spostamento anche al di fuori della regione, quindi questo è il limite territoriale che è stato stabilito. Al di fuori della regione, per i comuni che hanno meno di 5.000 abitanti, si può fare lo spostamento, purché sia effettuato in un raggio di 30 km massimo dal comune di partenza, diciamo. Quindi sicuramente non è il caso di Agropoli, che ha più di 5.000 abitanti, però per i comuni invece che hanno queste caratteristiche c'è il raggio massimo di 30 km dal comune di partenza per potersi spostare per questi motivi, quindi per andare a fare visita a parenti o amici. Una volta solo al giorno, dalle 5 alle 22. Bene, al di là di queste restrizioni, insomma, normative da parte del governo, che cosa si sente di dire ai cittadini di Agropoli, capitano? Un grande ringraziamento per tutta la collaborazione che abbiamo avuto nell'arco di quest'anno, sperando che sia sempre maggiore nel futuro. Un grande in bocca al lupo ce lo facciamo tutti quanti per quest'anno. 21-2021, che sia veramente ricco di soddisfazioni e di serenità perché ne abbiamo veramente di bisogno. Qualsiasi cosa, noi siamo a disposizione, l'Arma dei Carabinieri è al servizio dei cittadini come primaria diciamo, necessità. Quindi siamo qui soprattutto per garantire la sicurezza all'interno del territorio nazionale. Concludiamo questa intervista con il suo augurio a questo punto di Natale a tutti i telespettatori di Cilento Channel che sicuramente saranno orgogliosi nel riceverlo. Tanti auguri di buon Natale e di felice anno nuovo da tutti i carabinieri della compagnia di Agropoli.